Ore 12, buongiorno, bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV 2000, questi i nostri titoli. Notte tranquilla sull'Etna per gli sfollati dopo il sisma, si contano i danni, monta la polemica sull'allerta. La manovra al rush finale, le associazioni no profit protestano sulle tasse per il volontariato. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, lo conferma anche uno studio nell'Università di Chicago. In apertura la situazione nella Sicilia orientale dopo il terremoto. Oggi vertice in prefettura a Catania, sono attesi i due vice premier. Da Zafferana Etnea, il comune più colpito dal sisma, il nostro inviato Vito De Torre. Ecco, ti vediamo. Buongiorno Vito. Sì, buongiorno Clara, buongiorno a tutti i telespettatori. Mentre stiamo parlando, il vicepresidente del Consiglio Di Maio sta eseguendo un sopralluogo proprio qui a Zafferana Etnea, nei luoghi più colpiti dal sisma. Come dicevi giustamente da studio, oggi pomeriggio in prefettura ci sarà alle 15.30 una riunione per fare il punto della situazione sui soccorsi. Tutto questo mentre non si arresta la polemica sul mancato preavviso alla popolazione. Il fenomeno eruttivo dell'Etna va avanti da molti giorni. Allora, tutti i dettagli nel servizio di Federico Plotti. Continua l'allerta alle pendici dell'Etna anche dopo la forte scossa di terremoto magnitudo 4.8 della scala Richter, che nella notte tra martedì e mercoledì ha fatto tremare la terra a nord di Catania. Il vulcano, il più grande d'Europa, continua l'eruzione iniziata alla vigilia di Natale, anche se con un calo nell'energia. Dai crateri sommitali si alzano ancora intense colonne di gas e di cenere lavica. È stata questa eccezionale attività a provocare il sisma di ieri e anche le centinaia di scosse di bassa e media intensità che si susseguono senza tregua ormai dal 24 dicembre lungo la faglia che dal mare di fronte ad Acireale sale sul vulcano fino a 1500 metri d'altezza. L'Etna resta il principale osservato speciale e dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia trapela una certa preoccupazione. Dalla pancia della montagna la risalita di magma e di gas non si è ancora fermata e l'energia accumulata non si sarebbe esaurita del tutto. Si teme un'eruzione da una nuova bocca effusiva che potrebbe pericolosamente aprirsi anche a bassa quota e, come se non bastasse, resta ancora alta la possibilità di altre forti scosse collegate all'attività del vulcano. Intanto tra la popolazione colpita monta la rabbia e l'irritazione per una mancata allerta. Nessuno ci ha avvertito della possibilità di una forte scossa, dicono, così quando è arrivata alle 3.19 di mercoledì ha colto tutti di sorpresa. Fortunatamente è andata bene, al di là dei danni ingenti come si vede dalle immagini girate dall'alto, il bilancio parla solo di 28 feriti e nessuno in maniera grave. Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per aiutare le autorità locali e le famiglie coinvolte, ha detto il vice premier Luigi Di Maio, appena arrivato nei luoghi colpiti dal sisma, dove è atteso anche l'altro vice premier, Matteo Salvini. Insieme, nel primo pomeriggio, terranno una conferenza stampa al termine di una riunione in prefettura a Catania. Abbiamo cambiato postazione, ci siamo spostati per raggiungere il geologo Giuseppe Nicolosi. Buongiorno e benvenuto al TG2000 e soprattutto per vedere, ecco, sullo sfondo i telespettatori lo possono vedere, l'Etna. Ecco, vediamo quella colonna di fumo che si alza proprio dall'Etna. E allora le faccio subito questa domanda: è positivo o negativo vedere, ecco, il fenomeno eruttivo dell'Etna ancora in corso? Sicuramente positivo, perché per noi quando la nostra pendola a pressione, che è l'Etna, che in questo caso con questi sbuffi, con tutte le manifestazioni eruttive, effusive e i terremoti che sono anche una conseguenza, sta sfogando l'Etna, l'Etna e quindi rilascia energia, molta energia. E non con il terremoto. Anche il terremoto è una forma di energia, anche quella, sotto altre forme sotto onde elastiche, diciamo, anche quella è energia. Quindi, però diciamo è più positivo che si sfoghi lì. Ma piuttosto anche quella che si sfoghi nei crateri sommitali è positivo, perché chiaramente i crateri sommitali sono la nostra valvola a pressione di questa grande pendolone. L'ultima domanda, ecco, lei oggi è qui per fare un sopralluogo, certo, vedere il geologo, però prima
di questi eventi sarebbe, come dire, meglio? Sicuramente il ruolo del geologo, che è il vero conoscitore del territorio e lo conosce nella sua intimità, diciamo. È più importante essere qui prima piuttosto essere che... Essere prima, perché chiaramente in un territorio a rischio dove ci sono grandi vulnerabilità è bene chiaramente prevenire. Cioè, che poi agire di costretti ad agire di fronte ed è a bene, ed è bene una cosa. Nel frattempo vediamo proprio il vicepresidente Di Maio, che è proprio di fronte a noi in questo momento, è qui a Zafferana Etnea. Allora, sono circa 600 gli sfollati in tutta nel Catanese, e molti hanno preferito dormire nelle macchine questa notte per paura di nuove scosse di terremoto. Allora andiamo a vedere questo servizio, poi la linea può tornare a Roma. È ancora presto per fare un bilancio dei danni, quali case dovranno essere dichiarate inagibili e quali invece non hanno subito danni strutturali. Certo è che tra la gente di Zafferana Etnea c'è il terrore che si ripetano nuove scosse come quella di martedì notte. Nessuno è voluto rientrare nelle proprie abitazioni, hanno preferito trascorrere la notte in macchina, al freddo. Ha dormito qua in macchina... Poi sono andato a casa per paura di sciacallaggi e cose varie. Ha paura? Sì, moltissimo, moltissimo. Quando viene la sera proprio c'è un panico dentro, non riesco a stare dentro, specialmente a casa mia, forse in un'altra casa, ma a casa mia ho quel terrore che dovrebbe arrivare all'improvviso questa bomba. Molte chiese delle diocesi di Catania e di Acireale sono inagibili, tra queste anche la parrocchia di San Giuseppe a Zafferana Etnea, nella frazione di Pisano. Tra i parrocchiani c'è tristezza e angoscia, non si sa quando la chiesa potrà riaprire. È come se ci manca qualche cosa praticamente, quindi ieri quando siamo arrivati abbiamo visto questo disastro, non abbiamo parlato e ci siamo messi, quelli che eravamo, quattro persone, a piangere praticamente. Quando c'è stato il terremoto dell'84 sono passati 11 anni per averla di nuovo, adesso chissà quanto tempo. E a 5 giorni dallo tsunami in Indonesia cresce la paura di una nuova e più forte eruzione del vulcano Anak Krakatoa. Le autorità hanno alzato l'allerta, un gradino sotto il massimo. Ci aggiorna Antonio Soviero. Il mare oggi è tranquillo, sulla spiaggia lo scenario invece è agghiacciante. Queste case e questi ripari sono stati spezzati, sbriciolati da onde alte fino a 5 metri. In questo villaggio dell'isola di Labuan il mare ancora non si decide a rientrare e sono passati 5 giorni dallo tsunami provocato dall'eruzione del vulcano Anak Krakatoa tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra. L'ultimo bilancio parla di 429 vittime, 1500 feriti e oltre 16.000 sfollati. I dispersi sono ancora 130. E la paura è tutt'altro che finita. Il cratere del vulcano è fragile, si teme un'eruzione ancora più forte. Le autorità indonesiane invitano le persone a stare lontano dalle coste per un raggio di sicurezza di 5 km attorno alla Krakatoa. Il rischio di un nuovo tsunami è concreto e il livello di allerta è stato alzato da 2 a 3, un gradino sotto il massimo. Tutti i voli aerei sono stati fermati. Qui siamo sempre a Labuan. Un'azienda produttrice di detergenti ha donato questa lavanderia agli sfollati ospitati nel campo per aiutarli a restare puliti mentre cercano di salvare tutto quello che possono dalle rovine delle loro case. Salima ha 35 anni, ringrazia chi ha fatto questo dono. Altrimenti, racconta, non potrei lavare i vestiti della mia famiglia, visto che la mia casa è stata distrutta dalle onde. In questo disastro, lo scorrere della vita riprende in qualche modo e per chi volesse aiutare le vittime dello tsunami, continua la raccolta fondi della Caritas anche attraverso il conto corrente postale 34 70 13 con la causale Indonesia. Rientriamo in Italia, rush finale per la manovra, l'esame riparte oggi in commissione alla Camera, le opposizioni si mobilitano per la protesta. Augusto Cantelmi.
Rush finale per la legge di bilancio. Dopo il varo del Senato, da oggi la manovra passa all'esame della Commissione Bilancio della Camera. Il testo non dovrebbe subire modifiche dopo il passaggio in Commissione. La manovra approderà in Aula, dove il varo è previsto per il 29 dicembre, inevitabile per i tempi strettissimi il ricorso alla fiducia. Nella manovra novità che vanno comunque ad incidere sulla vita di molti cittadini, come il caso della norma per i biglietti per concerti e spettacoli che, come quelli del calcio, dal 1 luglio dovranno essere nominativi. Passa anche la norma che prevede una tassa fissa di 100 euro l'anno per i venditori occasionali di funghi e tartufi. Dimezzata invece la tassa automobilistica per le vetture storiche, mentre ci sarà uno sconto per chi ha meno di 35 anni sulla patente per i TIR. Novità anche sul reddito di cittadinanza, oggetto di un decreto ad hoc. L'assegno infatti potrebbe passare alle imprese che assumono i disoccupati. Il governo continua a difendere la manovra mentre le opposizioni sono sul piede di guerra. Il PD propone un sit-in per sabato prossimo, mentre i sindacati si preparano alla mobilitazione di piazza, proteste anche dal mondo del volontariato e del no profit. E monta per l'appunto la protesta del volontariato per il raddoppio dell'aliquota della cosiddetta IRES contenuto nel maxi emendamento alla legge finanziaria. Secondo il forum del terzo settore costerà al no profit circa 118 milioni di euro e metterà a rischio l'esistenza di molte esperienze e la loro opera a favore dei più deboli e più svantaggiati. Sulla questione è intervenuto oggi anche il presidente della CEI, Gualtiero Bassetti, in un'intervista al quotidiano La Repubblica. Il cardinale ha spiegato che il paese sta vivendo un momento difficile, non mi sarei mai aspettato, dice, di vedere colpito il volontariato e tutto ciò che rappresenta. Il cardinal Bassetti invia poi un messaggio al ministro dell'interno Salvini in seguito alla recente polemica con Avvenire. Se la prenda pure con i vescovoni, dice Bassetti, con la stampa cattolica, ma non tocchi l'umanità e il senso del dovere che hanno ispirato la nostra Costituzione. La Chiesa italiana ha i suoi limiti, ma non può essere processata sui social o con qualche dichiarazione. Ed intanto il mondo del calcio è sotto shock. È morto Daniele Belardinelli, il tifoso 35enne investito durante gli scontri prima della partita Inter-Napoli. Partita, gara funestata anche dai cori razzisti contro il difensore azzurro Koulibaly. Il questore di Milano ha annunciato la chiusura della curva per 5 giornate. Marco Bergamaschi. Non ce l'ha fatta il tifoso dell'Inter, investito ieri sera da un van prima della partita Inter-Napoli, a confermare la notizia alla questura del capoluogo lombardo. L'incidente è avvenuto durante gli scontri tra tifosi nei pressi dello stadio Meazza prima del match. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone con a bordo supporter del Napoli sarebbe stato bloccato e attaccato da ultras nerazzurri armati di mazze e catene. Gli occupanti del van sono scesi dal veicolo e ne è nata una rissa. Un supporter del Napoli è stato accoltellato in modo lieve ad un fianco ed altri hanno riportato contusioni. Il tifoso nerazzurro sarebbe stato investito mentre il van si stava allontanando dalla zona dei tafferugli. L'uomo, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi, era stato ricoverato in ospedale sottoposto a un lungo intervento chirurgico che purtroppo non è bastato a salvargli la vita. Non si placano intanto le polemiche sui cori razzisti e i danni del giocatore senegalese del Napoli, Koulibaly, che hanno ulteriormente guastato la vittoria nerazzurra. Abbiamo chiesto 3 volte lo stop, spiega il tecnico partenopeo Ancelotti. La prossima volta ci fermeremo noi, si scusa a nome di Milano il sindaco Beppe Sala. Mi spiace per la sconfitta, spiega il giocatore su Twitter espulso durante il match, però sono orgoglioso del colore della mia pelle. E in chiusura però vi lasciamo con una nota di speranza, anche la scienza lo conferma, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, una notizia che rincuora, corroborata dallo studio di 2 ricercatori americani. Maria Sara Farci. Cosa avranno provato questi volontari nel donare, oltre al proprio tempo, dei regali di Natale agli anziani di una casa di riposo? E quante volte noi stessi ci siamo ritrovati a sorridere nel vedere un bambino prendere in mano un regalo? Un libro, un paio di scarpe, un sorriso, a volte piccoli gesti che valgono molto di più. E ora la scienza lo conferma, donare qualcosa rende più felici che ricevere, ma soprattutto la gioia dura molto più a lungo.
Lo hanno dimostrato due studiosi americani. Per 5 giorni hanno dato $5 a 96 studenti, i quali dovevano spendere i soldi ogni giorno nello stesso identico modo. Potevano comprare qualcosa per sé, oppure lasciare la mancia al bar, o ancora donarli in beneficenza. Partendo tutti dallo stesso livello di felicità, i ricercatori hanno visto che chi comprava qualcosa per sé ha riportato un costante calo della felicità, chi invece lo ha donato si è sentito sempre più appagato. Lo studio è stato condotto anche con una platea più ampia, coinvolgendo 500 utenti in un gioco a premi online, e il risultato è stato lo stesso. Secondo uno dei due studiosi, donare qualcosa migliora la nostra reputazione prosociale, rafforza il nostro senso di appartenenza a una comunità e ci sentiamo così bene da non averne mai abbastanza. Ma in fondo lo studio non ci dice niente di nuovo se c'è chi, già 2000 anni fa, diceva: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. È tutto, grazie per l'attenzione. A seguire il nostro approfondimento culturale Terza Pagina, il TG2000 torna alle 18.30. Buona giornata. Rossini, al di là dei luoghi comuni, nati forse per l'affetto smisurato per la sua musica, ma che nascondono un uomo che componeva nel dolore e nella fatica, distillando il suo genio per la gioia di intere generazioni. Per questo la scrittrice Simona Baldelli ha pensato di iniziare proprio dal Rossini uomo. Sono partita dal piccolo, dal Rossini che nessuno conosce, e soprattutto sono partita dal silenzio di Rossini, quello avvenuto dopo la scrittura dell'immenso Guglielmo Tell. Mi sono infilata là dentro, là dove non c'era musica, per il teatro. Rossini poi continuò a scrivere comunque musica sacra, continuò a scrivere opere musicali, ma non scrisse più per il teatro. E mi sono infilata là dove c'era silenzio, là dove non c'erano parole, non c'era musica, dove c'era tanto dolore, in contrasto con questa immagine che a noi è arrivata, questa iconografia così florida, così gaudente, così associabile alla crapula in qualche modo. E invece ho scoperto un personaggio completamente diverso, sofferente nel corpo e nell'animo, ed è stato un viaggio incredibile che mai avrei pensato nel momento in cui mi sono avvicinata alla scrittura. Ascoltato così sarebbe piaciuto magari anche a Beethoven. Immagino di sì. Beethoven, sì, da un punto di vista musicale apprezzava il Rossini gaudente, tant'è vero che gli diceva e ripeteva: dateci tanti barbieri, non credendolo all'altezza dell'opera seria. Da un punto di vista umano, quindi conosciuto senza i luoghi comuni che da sempre hanno circondato l'immagine di Rossini, credo che avrebbe amato molto anche l'uomo. Quando si conobbero, Rossini invece rappresentava in pieno quell'immagine lì, quell'immagine appunto di bon vivant, totalmente in contrasto con la vita quasi monacale che conduceva Beethoven. Fatta salva questo approccio diverso, si gode forse anche di più la sua musica, quella invece più allegra? Ma credo di sì, perché quando scopriamo che è una cosa che ci appare così leggera, che ci solleva l'animo, è stata scritta con così tanto dolore, non fatica musica. Il Barbiere di Siviglia, ad esempio, è stato scritto probabilmente e musicato e riarrangiato fra i 12 e i 13 giorni, non di più, quindi immaginiamoci veramente una sorgente d'acqua prorompente, ma sicuramente con tanto dolore, con tanta fatica fisica e psicologica non si può che apprezzare doppiamente questo sforzo incredibile per farci stare meglio.